Questo noi come sanità, e dico ospedale e territorio, perché non c'è un ospedale senza il territorio e viceversa, l'abbiamo affrontato con grande coraggio e brillantemente, perché abbiamo lavorato rimboccandoci le maniche 24 ore su 24, sabato e domenica, con timori, con ansia, ma soprattutto con rabbia, di sconfiggere il coronavirus e guarire i pazienti. L'abbiamo combattuto tutti insieme, devo dire grazie, perché siete stati tutti grandiosi. La generosità, dedizione, senso del dovere della sanità pesarese ha sicuramente salvato le altre province marchigiane dal peggio della pandemia da Covid-19. Lo dicono i numeri presentati questa mattina in conferenza stampa a Pesaro dai vertici di Marche Nord e Area Vasta. I grafici, le curve esponenziali del contagio nella regione nei due mesi più duri raccontano di un'azienda sanitaria, Marche Nord, con tutto il suo apparato di uomini, donne, assieme alle altre strutture sanitarie provinciali, che non si è mai arresa, che non ha abdicato al Covid, che non ha rinunciato al suo ruolo cruciale nella guerra quotidiana contro un nemico sconosciuto, subdolo e strisciante. Dai dati che abbiamo presentato è stato visto che il 18 marzo è stato il giorno più buio di questa provincia, dove abbiamo avuto 100 nuovi casi positivi. Quello è stato il nostro picco, e quel picco, grazie alle risposte della sanità regionale, grazie alle risposte della sanità provinciale, grazie alle misure restrittive sui comportamenti, noi abbiamo bloccato, la provincia di Pesaro ha bloccato il picco, si è fatto in modo che rimanesse confinato in questa provincia, tant'è che i numeri che abbiamo visto sono decrescenti via via, sia come settimana ma anche come numeri. I pronto soccorso dei presidi di Fano e Pesaro dall'inizio della pandemia hanno raccolto 10.543 pazienti dal 26 febbraio scorso, di cui 2.120 accessi relativi a pazienti che presentavano sintomi respiratori sospetti per Covid-19. I dati raccontano di 1.236 accessi dal 6 al 22 marzo del 2020, di cui ben 605 relativi a pazienti con sintomi sospetti per Covid-19. Numeri importanti anche per i tamponi eseguiti dalle due aziende. Marche Nord ha analizzato quasi 23.000 tamponi, sia per Marche Nord che Area Vasta. L'esperienza quotidiana sul campo anche di medici, di infermieri, i protocolli terapeutici applicati e la gestione dei percorsi sono diventati un vero modello, preso ad esempio dal resto della regione. Si è creata subito una task force qui a Marche Nord, dove tutti gli specialisti, l'infettivologo, il pneumologo, il rianimatore, il medico dell'urgenza, e noi internisti con i geriatri, abbiamo messo a punto quello che poteva essere, l'abbiamo chiamato un vademecum, che ci accompagnasse in questa battaglia. Abbiamo creato una specie di percorso terapeutico che è stato apprezzato, e qualcuno ce l'ha anche chiesto.